Posto nell'albergo. Polifemo Eventi è ora a Mottola per la 20ª edizione del Presepe Vivente, una realtà bellissima che ogni anno si arricchisce di novità. Per rendere ancora più suggestiva e accattivante l'atmosfera. Grazie alla location, grazie al lavoro infaticabile dell'organizzazione, dei figuranti, davvero si vive il clima di Betlemme. Ho al mio fianco l'organizzatore, il direttore artistico Pietro Palagiano. Allora, illustriamo questa 20ª edizione, i motivi di novità. Sì, 20ª edizione, quest'anno abbiamo cercato di inaugurarla nel miglior modo possibile, aggiungendo sempre delle novità, tra cui c'è quella della casa di Babbo Natale, che comunque esce un po' fuori dal clima religioso, però noi l'abbiamo aggiunto lo stesso perché riteniamo opportuno che quando è Natale tutto quello che è vicino al Natale bisogna diciamo rappresentarlo in tutte le... Onde, vediamo sempre Babbo Natale e il presepe, sono i due simboli principali. E oltre a questo, la casa di Babbo Natale, abbiamo cercato di allargare un po' il percorso, nella quale permettiamo appunto di girare intorno al nostro percorso la biga con dei cavalli che portano, ecco, Erode nella propria location, nel proprio tempo. Vediamo proprio la biga, vedete, in abiti dell'epoca. Sì. E quindi questa è l'altra novità. E poi tutto il resto, ripeto, non c'è da cambiare niente, perché la location sono le magnifiche grotte della Madonna delle Sette Lampade, delle grotte naturali che già si apprestano molto a questa nostra iniziativa. Quest'anno è il 20º anno, però comunque c'è sempre tanto lavoro per poter cercare di mettere tutto a nuovo lo scenario, a livello meteo, vuoi perché alcune volte alcuni vandali vengono un po' a rovinare lo scenario e noi siamo costretti almeno 2 mesi prima dell'evento a mettere a nuovo il tutto, però alla fine la soddisfazione, come quella di questa sera, è vedere tantissima gente che viene e apprezza il nostro presepe vivente. Questa sera è la serata, diciamo, inaugurale. E diciamo le altre tappe. E l'altra tappa è quella del 5 gennaio, nella quale, mentre questa sera rappresentiamo l'arrivo a Betlemme di Maria e di Giuseppe, la seconda serata, quindi la serata conclusiva, cioè c'è sia l'editto di Erode che anche la calata dei Magi, altri due passi del Vangelo che cerchiamo di ripercorrere insieme al meraviglioso pubblico, ai meravigliosi visitatori che vengono a trovarci e appunto ad assaporare tutti quei bellissimi momenti. E come novità, sempre, ripeto, che va un po' fuori dal clima religioso, la seconda data, al posto della casa di Babbo Natale, ci sarà la Befana. Ecco, veroso. Ecco, una grande organizzazione, un grande dispiegamento di forze umane, l'apporto prezioso, imprescindibile dei volontari, dei figuranti, lo fanno con amore, con senso religioso, con senso di partecipazione e di appartenenza. Sicuramente sì, ci sono quasi tutti i componenti del gruppo folcloristico Mottola Fonodoro, organizzatori di questo evento, però a questo si avvicinano tantissimi amici, i quali volontariamente ci danno una mano in questa nostra iniziativa, che voglio ricordare è tra le più longeve e le più importanti di Mottola. E quindi a dirlo non siamo noi, ma sono tutti i tantissimi visitatori che vengono a trovarci. E a proposito di nomi, ci sono tantissime persone, volevo salutare Luigi Nardelli, Greco Giuseppe, poi c'è anche Angelo Chiarelli, adesso ho paura di dimenticarne qualcuno, Pietro Marra e tanti altri che appunto con tanta passione
passione, tanto spirito di iniziativa si avvicinano a noi e godono insieme a noi di questa nostra iniziativa. È una manifestazione che non ha assolutamente una dimensione localistica, ma vediamo proprio, ne parlavamo prima di iniziare l'intervista, mi dicevi Pietro, c'erano delle persone dall'area di Bari che devono venire o dovrebbero venire qui e chiedevano appunto delle condizioni meteo, perché siamo stati anche fortunati perché stamattina diluviava. L'interesse non è solo legato a Mottola e dintorni, ma da varie zone della regione Puglia si viene qui. Sì, sicuramente, noi Cattaro, Acquaviva, Bari, Taranto, Matera, Ceglie Messapica, sono tutte le telefonate che mi sono arrivate proprio nelle ultime ore per sapere appunto se si svolgeva o meno l'evento, avendo nelle vicinanze un po' il clima un po' non tanto propizio per questa iniziativa. Però d'altronde in inverno è. Inverno è, però grazie a Dio stiamo godendo insieme di questa bellissima serata, non tanto fredda, e che si appresta molto. Non c'è neanche vento e si appresta tantissimo a questo nostro evento. Pietro, com'è nata questa tua storia d'amore col presepe vivente? Sappiamo che tu nella vita sei stato un sottufficiale di marina e ora com'è nata? Certamente l'appartenenza, no, alle origini, alle radici legate al presepe, alle tradizioni mottolesi, ma vedo che è una grande passione. Sicuramente sì, una grande passione. Io da 22 anni mi sono appunto aggregato, perché il gruppo, volevo ricordare, l'ha formato la signora Lattaruro Maria insieme all'altra signora Maria De Crescenzo, che hanno formato appunto questo gruppo. Io mi sono aggregato qualche mese dopo e da lì è scaturito tutto in me questa volontà di dare una mano e di immergermi nell'associazionismo, molto importante, perché ci fa capire tanto quanto uno le cose le fa. Io il mio lavoro, come hai già detto tu, è il sottufficiale di marina, però ecco, la mia passione è stata quella di mettermi a disposizione della comunità del sociale e mettere il meglio di me stesso per poter cercare di farmi apprezzare appunto in quello che riesco a fare con tanta passione. Questo presepe è certamente un'attrazione per i più piccoli, perché magari per chi così la prima volta, 2, 3, 4 anni si affaccia, sembra veramente all'idea di vivere dal vivo quello che magari vede in TV, legge, la mamma gli fa leggere sui libri. Però poi anche i più grandi si fanno prendere, ritornano bambini, riassaporano quell'atmosfera, quel gusto del Natale. Sì, hai detto benissimo, perché oltre ai bambini che noi coinvolgiamo come figuranti, anche i genitori ogni anno, vedendo questo magnifico scenario, chiedono a noi se si possono appunto aggregare per le prossime edizioni, per poter partecipare così attivamente nel raffigurare, appunto fare come figurante al presepe vivente. Questo è un motivo di soddisfazione, perché la cosa più importante è cercare di immergersi in questo clima, non è tanto il fatto di fare il figurante, ma ecco, rappresentare e effettivamente molto bene, con un certo clima religioso, tutti i momenti della Natività. C'è certamente un significato religioso profondo che sta alla base di chi si avvicina, di chi svolge un ruolo di figurante, ma è certamente un'iniziativa che promuove il territorio, che fa marketing territoriale. Mottola e la provincia ionica diventano un'attrattiva. Sicuramente sì, io ho già avuto modo di dire che questa iniziativa è tra quelle che calamita oltre tantissimi visitatori, ma ahimè, dico ahimè, perché alcune volte bisogna organizzarsi molto bene, nel senso che cercare di intrecciare più cose nello stesso giorno non è tanto semplice. Siccome il presepe vivente, ripeto, è un motivo di attrazione di turisti e anche di altre associazioni che vogliono, ecco, cercare di essere presenti a Mottola con altre iniziative,
è un motivo di orgoglio per noi, però ecco, bisogna cercare di organizzarsi per bene per poter cercare di conciliare gli orari, perché vedi, stasera oltre al Presidio Vivente ci sono altre iniziative in piazza, è un lavoro di sinergia tra associazioni che quando viene bene, quando c'è collaborazione tra associazioni, il tutto si svolge. Certo, altrimenti ci si elide a vicenda. Sì, in effetti quest'anno sta avvenendo proprio questo, che grazie appunto alla sinergia tra associazioni, mettendoci insieme e cercando di limare i vari tempi e orari, il tutto è un successo. Anche perché chi viene a Mottola ha modo, se c'è un programma prefissato, di vedere le varie offerte, chiamiamole turistiche, natalizie. Sì, sì, questo sì, hai detto benissimo, e quindi quest'anno, questa giornata, ecco, stiamo cercando di appunto di sfruttarla al massimo con queste iniziative presenti. Bene, che dire, ora noi ci gusteremo postazione per postazione questo presepe. E il ringraziamento, io sono tarantino, vengo da una città di mare, ma amo particolarmente questo clima, questa realtà da collinetta, chiamiamola così, che tanto si presta. Sono convinto anche che finita la 20ª edizione, qualche mesi di sosta, e poi la mente feconda di Pietro Palagiano già si ingegnerà qualcosa per la 21ª edizione. Sì, ma prima della 21ª edizione voglio anticipare alcune cose, perché il carnevale a Mottola era un po' scemato negli ultimi anni, però dall'anno scorso abbiamo ripreso anche il carnevale, quindi fra un mese si inizierà con il profan, quindi con il carnevale, prima della 21ª edizione del Presepe Vivente. Ce ne saranno di eventi. Ce n'è anche un'altra iniziativa, quella della festa del nostro rione San Pietro, sempre organizzata dal gruppo folcloristico Mottola Lavanotto. C'è questa tappa del 22 di dicembre con l'arrivo di Giuseppe Maria, poi il 5 gennaio altri eventi sempre relativi alla natività. In questo momento arrivano appunto la madre e il padre di Gesù Bambino. Ed entriamo, iniziamo questo percorso, vedete tanti gli antichi mestieri, vedete le massaie che preparano la pasta, altre che sono dedite ai lavori di maglia, all'uncinetto, e c'è proprio una riproduzione, vedete chi fila la lana, e insomma una varietà davvero eterogenea, si riproduce il mondo di una volta, ed è bello vedere qui le piccole pastorelle, anche loro così dedite in quelle che erano le occupazioni di oltre 2000 anni fa. Vedete, c'è una ricchezza espositiva davvero invidiabile, vedete anche gli antichi mestieri, vedete così lo stricaturo famoso, no? Dove si lavavano i panni, o altri lavori, vedete, penso di falegnameria, il piccolo dondolo per i bambini, eh? Lei che fa, il falegname? Facevo e faccio, ecco. Però è una cosa bella, chi c'ha un mestiere che ha imparato è la cosa più bella che esiste. Vedete la spontaneità e l'attaccamento alle tradizioni, come nella vita di tutti i giorni, così nella rappresentazione scenica del presepe. Altri qui invece, vedete, penso che si stiano facendo delle pettole, e abbiamo già qualche momento culinario, altri lavori, vedete. E per non farci mancare nulla, anche un qualche momento di musica, ovviamente con brani tipicamente natalizi. Un bel jingle bell.
Avete un posto per me e per mia moglie? Per il censimento Betlemme si è riempita di stranieri. Non c'è posto per voi. Grazie. Purtroppo l'osteria era piena e così e Maria furono allontanati in malo modo. Vuoi riposare? Sì, sono stanca, fermiamoci un po'. Guardate come si presta la roccia con questi anfratti a delimitare i luoghi, i posti, le location dove appunto si svolgono gli antichi mestieri. E scorgiamo da lontano la grotta, ma ancora dobbiamo arrivarci. Intanto guardiamo proprio il paesaggio, lo scenario, guardate questo gioco delle rocce, come dicevo poc'anzi, disegnano tanti anfratti e qui un laghetto artificiale, le donne intente a lavare la biancheria e poi gli antichi mestieri, i venditori di frutta. Insomma, un quadro davvero bellissimo e il posto davvero significativo, il più bello, il più prestigioso. Gesù Bambino deve ancora nascere, perché ricordiamo che stiamo registrando oggi 22 dicembre e vedete già Maria, Giuseppe, il bue e l'asinello. Vedete come una roccia ha disegnato perfettamente la grotta di Betlemme. I due animali, il bue e l'asinello, danno veramente un senso proprio di naturalezza, ci fanno vivere quel clima. Una location che sembra tagliata proprio ad hoc, in attesa della nascita di Gesù Bambino. E qui leggiamo anche le fed rosse, vedete, delle bruschette condite. Con cosa sono condite? Peperoncino e cipolla col vino. Gli antichi mestieri, quelli del Casaro, vedete questa produzione di mozzarelle. E vedete anche un mulino a vento all'interno dei prodotti tipici. Ecco, vedete ancora qui un altro anfratto. E qui ovviamente frutta e verdura, semenze anche, ceci arrosto, vedete? Ecco, qui stanno preparando e si vede anche una creatura. Gli antichi mestieri, vedete il fabbro. Beh, vi avevamo annunciato la novità, proprio una chicca di quest'anno, la casa di Babbo Natale. All'interno del presepe, beh, certamente è un qualcosa di, uno potrebbe dire, ma cosa c'entra col presepe? Beh, col presepe proprio no, però ovviamente parliamo di Natale e Natale, presepe, Babbo Natale, Befana sono un unicum, vedete? Babbo Natale è qui comodamente seduto, ci sono i doni vicino e i bimbi, vedete, beati loro, sentono il... credono al fascino di Babbo Natale. Forse se credessimo tutti con la loro stessa semplicità e spontaneità alle cose semplici, vivremmo in un mondo migliore. Ciao a tutti e buon Natale a tutti! Oh, 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 oh. Era una bella novità, perché rappresenta così una parentesi all'interno del presepe. Beh, abbiamo vissuto insieme il fascino del presepe, il fascino di Betlemme, abbiamo rivisto e rivissuto gli antichi mestieri. Che dire, davvero splendido questo presepe vivente,
è la tradizione che si fa fede, la fede che si fa tradizione, e sono certamente iniziative validissime per promuovere il territorio. Siamo sicuri che questa edizione bellissima, a questa edizione ne seguirà una 21ª l'anno prossimo, davvero che cercherà di stupirci, perché io a 47 anni, quando vedo i presepi viventi, quando li visito, ma ditemi quello che volete, provo quel fascino che provavo quando avevo 4-5 anni. È il Natale che rende i grandi piccoli, ma piccoli nel senso più nobile del termine, come spontaneità, come naturalezza, come quella che Pascoli definiva la poetica del fanciullino. Buon Natale a tutti!